La quinta generazione pretende di riportare alla luce gli antichi fasti della prima e, coerentemente al suo scopo, porta al suo interno alcuni Pokémon che, in quanto a fattore creepy, sono pari, se non migliori, ai mostri sacri della prima generazione. Sorvola i cieli alla ricerca di un essere vivente da squartare. Lui, insieme alle sue tre teste, risulta essere l'incarnazione dell'aggressività in un mondo Pokémon. Ogni qualvolta percepisce un movimento, si dirige verso la preda, sbranandola e riducendola in brandelli, qualsiasi cosa essa sia, vivente come non vivente. Pare che le due teste aggiuntive presenti sugli arti non abbiano volontà propria, ma siano devote solo allo sbranare ciò che le circonda, senza minimamente opporre resistenza alla testa centrale. Il fatto che sia denominato dal Pokédex Pokémon brutale dovrebbe farvi riflettere sulla natura omicida di questo essere. Il guscio del drago originale lasciato vuoto e nonostante ciò terribilmente letale. Le leggende narrano nella città di Fortebrezza che nella fossa gigante Kyurem attende al calare della notte per fuoriuscire e congelare all'istante chiunque rimanga per le strade della città. La temperatura gelida che questo Pokémon rilascia ha finito per congelare anche lui stesso e da quel momento la sua ostilità nei confronti di qualsiasi altro essere vivente è diventata ancora più evidente. Se pensate che d'inverno faccia freddo, forse è il caso che stiate lontani dalla fossa gigante. Potrebbe diventare la vostra tomba e non sarebbe il metodo giusto per smettere di aver freddo. Una banale candelina sembra innocua, eppure Litwick è uno dei Pokémon più letali di quinta generazione. Difatti, assorbe la forza vitale di Pokémon ed esseri umani attorno a lui, forte del suo sembrare una candela e dunque un essere innocuo. La fiammella che brucia sul suo capo pare infatti aumenti di volume ogni qualvolta il Pokémon ruba la vita di qualcuno, fino al punto di prosciugarlo del tutto dalla sua linfa vitale. A volte, Litwick finge di fare da guida agli uomini, forte della sua possibilità di fare luce, per poi abbandonarli a terra esanimi e privi di forza. Prima di dormire, spegnete tutte le candele, se non volete avere incubi nel sonno. La storia di questo Pokémon è tanto triste quanto inquietante. Morto da umano, pare che questo Pokémon non sia altro che lo spirito di quest'ultimo, che non è stato in grado di raggiungere l'aldilà e che quindi è rimasto condannato ad una vita da non morto nel mondo dei vivi. L'unica cosa che lo lega ancora al suo essere umano è una maschera che lo rappresenta, sulla quale Yamask piange incessantemente ogni volta che ne incrocia lo sguardo. Immaginate di riflettervi nel vostro volto e non vedervi nulla, se non il vostro fantasma. Beh, Yamask questo lo sa bene, ed il suo essere un uomo rende ancora più macabro il fatto che sia rinchiuso dentro a delle Pokéball e mandato a combattere, se non a morire, se solo potesse. Un Pokémon avvoltoio, di certo, non poteva che essere inquietante, quasi macabro. Questo Pokémon si scaraventa meschinamente contro esseri troppo deboli per reagire. Spesso trattasi di Cubone, li sbrana dopo averli portati al nido ed è qui che compie il suo macabro rituale. Difatti, Mandibuzz si riveste, a mo' di decorazione, delle ossa del malcapitato di turno, spolpandolo fino al più piccolo brandello di carne. La sua pre-evoluzione, Vullaby, pare indossi, a mo' quasi di pannolino, un teschio umano scavato, il che rende il tutto ancora più raccapricciante. Se incontrate questo Pokémon, ricordate di non apparire deboli. Potrebbe essere la vostra fine come esseri viventi ed il vostro inizio come capo di vestiario. Proprio per queste sue macabre caratteristiche, Mandibuzz merita il primo posto nella top 5 sui Pokémon più inquietanti di questa generazione.